cosa ricorda di quel giorno? Quel giorno ricordo che il pianto di mio nonno, un vecchio patriarca che aveva passato tante cose, antifascista e tutte cose, ma quando quella notte ha sentito la mitraglia che sparava, guardi, mi emoziono pure, e lui si è messo in un angolo e non ci abbia scusato. Raccontare ai giovani le atrocità della guerra attraverso gli occhi di un bambino, con le parole di Emilio Martini, superstite della strage del Mulinaccio. Questa è l'iniziativa che ha preso vita all'ITIS Galileo Galilei di Arezzo per commemorare la giornata della memoria. Oggi i giovani non conoscono ancora quello che era successo ai tempi della Shoah, ai tempi della guerra. E allora praticamente io posso testimoniare quello che, dei quei tempi, che cosa è accaduto, che cosa ho provato, che cosa era la guerra. Io mi ricordo cosa, bambino, avevo 10 anni, 10 anni e mezzo quando è iniziato. E ricordo che cosa? Due cose, i bombardamenti e la fame. L'eccidio del Mulinaccio si verificò il 6 luglio del 1944. Persero la vita 15 civili. È una strage dove ha dei risvolti molto seri. E i giovani devono capire quello che è successo. Qui Arezzo non è solo Civitella della Chiana oppure San Polo, ma pure il Mulinaccio. È una strage che non ha senso. Che grazie a queste iniziative all'interno delle scuole noi possiamo trasmettere quella che è una memoria vera. È importante capire che anche letterati come Quasimodo ricordano quella che è stata la Shoah, perché anche Quasimodo nei suoi studi afferma: entrarono dentro un cancello dove c'era scritto "il lavoro vi renderà liberi" e ne uscì solo fumo. Quindi la memoria per ricordare la tragicità degli eventi.